Ok, diamo inizio alla sessione delle question time. Prima interpellanza, protocollo generale 22352 del 16/11/2015. Quali valutazioni sono state fatte in merito al servizio di ristorazione? Consigliera Landoni, prego. Grazie Presidente, buonasera al Consiglio Comunale e anche alle cittadine e ai cittadini presenti. In occasione del Consiglio Comunale del 28 settembre scorso, in merito al servizio di ristorazione collettiva, l'assessore di capo ha espresso queste parole. La capacità e la volontà di verificare se il servizio è efficiente. Io ho messo in mano, io ho valutato alcune cose e io spero con i circoli di qualità di trovare la soluzione idonea per quello che è successo. Le chiedo pertanto, assessore di capo, ha verificato se il servizio è efficiente e quale risposta si è data? Quali sono gli aspetti che ha valutato? Ci sono soluzioni idonee che ha individuato? Tralascio l'ultima richiesta perché era relativa alla nomina dei consiglieri di maggioranza e minoranza nel circolo di qualità. Dopo l'interpellanza è stata portata in consiglio comunale la nomina dei consiglieri all'interno del circolo di qualità, per cui all'ultima domanda chiaramente chiedo, non si dovrà dare seguito. Grazie. Grazie consigliere Landoni. Prego assessore di capo. Buonasera, buonasera al Consiglio Comunale, buonasera ai cittadini presenti, buonasera anche ai nostri della Polizia Locale. Consigliera Landoni, sono contento che tutte le volte, da 7 mesi, lei continua ostinatamente a farmi delle interrogazioni, ma come dice il nostro sindaco, è nostro dovere rispondere ai cittadini e ai consiglieri, anche se devo verificare che mi sta superando. Egregio consigliere Landoni, in merito all'oggetto dell'interpellanza e prima di rispondere alle sue domande, mi permette di fare una doverosa premessa in riferimento alle dichiarazioni fatte in questa assise nel mio intervento del 28 settembre scorso. Non è possibile estrapolare alcune parole o addirittura frasi senza alcun senso compiuto, come lei ha fatto, pretendendo di avere risposte perentorie e circostanziate su punti così parziali di un intervento complessivo. È vero, nel mio intervento del 28 settembre, cioè più di 4 mesi fa, mi sono impegnato davanti a questa prestigiosa assise e soprattutto davanti ai bambini e alle loro famiglie, a rendere efficace ed efficiente il servizio di ristorazione collettiva, e confermo il mio impegno in questa direzione. Come lei certamente saprà. Ok, grazie. Come lei certamente saprà, però, per attivare ogni qualsivoglia progetto di miglioramento di un servizio è necessario partire da una conoscenza del tipo del servizio, dalla struttura comunale che lo presiede e dalle organizzazioni che devono garantire, gestire e controllare. Di tutto ciò che lei mi chiede, che lei mi chiede conto a distanza di 4 mesi delle mie dichiarazioni, bene, se fosse possibile le rifarei io una domanda, e cioè, dopo aver svolto per 5 anni il ruolo di assessore alla ristorazione collettiva,
Lei, dopo tutto questo tempo, almeno un'idea se l'ha fatta? Stiamo parlando del ciclo di qualità, eh? Certamente no. Considerato la veemenza con la quale mi incalza nella sua interpellanza. Non è però mia abitudine sottrarmi alle domande che mi vengono poste, soprattutto se arrivo da una personalità politica con la sua esperienza. Non posso quindi che confermare che su questo, come su altri argomenti che riguardano le mie deleghe, ho fin dal primo momento attivato tutti i percorsi che ho ritenuto opportuno per avere un maggior controllo sulla filiera della produzione e alla fine del miglioramento dell'efficienza del servizio. Non entro nel merito di ciò che è stato fatto in questi pochi mesi e di ciò che si sta facendo e si continuerà a fare. Le dico però che al mio arrivo ho trovato una macchina ben disposta a mettersi in discussione, mettersi in gioco. Una società di gestione a servizio che ha mostrato totale disponibilità ad accettare quei piccoli consigli e variazioni organizzative. Cito fra tutte la rotazione del personale con incarichi di responsabilità del centro pasti e del personale al terminale di produzione. L'arrivo di nuove figure, questo era indispensabile, l'arrivo di nuove figure all'interno del centro cottura. Erano state sollevate dal personale interno. Oggi hanno riportato un clima di serenità tra gli operatori CAMST e gli operatori comunali, perché voi sapete che ci sono degli operatori comunali che collaborano con la CAMST, che mancava da molto tempo, consigliera Landoni. Questo ricambio ha generato soprattutto una diversa modalità di partecipazione e di condivisione operativa all'interno del centro, basata sul rispetto reciproco e la collaborazione sull'organizzazione gerarchica del lavoro. Lei sa bene cosa succedeva. Lei era assessore in quel momento, sa bene cosa succedeva, ce ne sono state persino due denunce. La società di controllo del servizio è ben disposta a ritarare, ripeto, ritarare e aggiustare i meccanismi di controllo. Il circolo di qualità con il quale abbiamo stretto un patto che prevede la trasparenza assoluta su tutti i processi riguardanti il servizio della ristorazione collettiva. Tutto ciò è provato dal fatto che in questi pochi mesi abbiamo pubblicato sul sito istituzionale una quantità di materiale superiore di gran lunga a quella pubblicata nei suoi 5 anni, nel suo governo che ci ha preceduto. Solo per questo basterebbe dare l'esatta dimensione di ciò che stiamo facendo. Per ciò che riguarda l'ultimo punto della sua interrogazione, lei oggi l'ha voluto eliminare, io invece non lo posso eliminare, perché lei dimentica che il ritardo della nomina dei consiglieri del ciclo di qualità è da attribuire solo a voi, voi della maggioranza, che avete ritardato la presentazione dei candidati delle 3 commissioni che erano più importanti. Vada a rileggersi i verbali dei precedenti consigli comunali, consigliere Landoni. Capirà certamente che le uniche responsabilità di questo ritardo sono da attribuire a voi dell'opposizione. Grazie. Grazie assessore Di Capua, prego consigliere Landoni. Allora, 4 mesi per valutare
Io sono stato assessore, ma lei è rimasto come membro del circolo di qualità per la precedente legislatura, per cui il servizio lo conoscevo molto bene, tant'è che abbiamo avuto diverse interpellanze presentate da lei, diversi interventi sugli articoli di giornale locali rispetto al disservizio di questo, del centro di produzione pasti. Per cui rispetto a questo credo che entrambi eravamo molto bene al corrente. Io faccio l'interpellanza perché non sono io a dichiarare che ha messo mano e ha valutato alcune cose e che avrebbe trovato la soluzione idonea per quello che è successo. Non ho ancora capito cosa è successo in effetti. Per cui se è efficiente il servizio, mi sta dicendo migliorie, punto di domanda, è efficiente? Che aspetti ha valutato al di là di quello che ha descritto e che soluzioni sono state adottate? Certo, tutta la parte di rotazione era una cosa già in essere, tutta la parte di controllo, c'è stato un protocollo che era stato portato e siglato ancora nella scorsa legislatura che prevedeva il controllo di tutti i passaggi dalla produzione nel centro del CPP fino alla somministrazione dei bambini. Non stiamo parlando di qualcosa di nuovo, è una cosa che era già stata fatta a seguito di quegli episodi di cui lei parla e di cui sono anch'io molto sorpresa, che fino a giugno si trovavano reperti estranei e improvvisamente si è sanato tutto, non è successo più niente. E rispetto ai ritardi, io ho aspettato a fare questa interpellanza proprio perché durante la nomina delle commissioni consigliari sono state elette le commissioni consigliari, ma non era stato inserito nell'ordine del giorno la nomina dei membri del circolo di qualità, per cui ho avuto questa conferma che non erano state elette, ho presentato un'interpellanza. Nel successivo consiglio comunale sono stati messi all'ordine del giorno la richiesta di nominare questi membri. Va benissimo, se rispetto a questo lei pensa di avermi dato risposte, comunque io non sono soddisfatta perché le risposte che chiedevo non mi sono state date. Grazie. Grazie consigliere Randoni, prego assessore Di Capua. Consigliere Randoni, non mi risulta che quello che abbiamo fatto noi con la rotazione era già in essere, ma voglio sorvolare su questo. Quello che mi sorprende, detto da lei, quando afferma, e abbiamo la registrazione, spero che lei l'ascolterà, quando afferma che prima si trovavano corpi estranei e oggi non si trovano corpi estranei. Cosa vuol dire? Mi dica cosa vuol dire con questa affermazione. Grazie, grazie, grazie. La leggerò attentamente questo verbale. Grazie. Grazie assessore Di Capua. Passiamo al numero 2, interpellanza protocollo generale 22.353 del 16-11-2015, campi da calcio fermi e travaglia. L'assessore Di Capua dichiara che ci sono dei problemi. Quali sono? Consigliere Randoni sempre. Grazie consigliere. Nella scorsa legislatura si sono espletate le gare per l'affidamento della gestione dei campi di calcio fermi e travaglia. Preciso che queste gare si sono rese necessarie in quanto al Campofermi era stata revocata la concessione alla S di Trial in quanto inadempiente rispetto alla convenzione allora in essere. Il Campo Travaglia da qualche anno non aveva alcuna società che lo gestiva e la struttura era in stato di abbandono. Le gare hanno permesso di riattivare l'attività nelle due strutture pubbliche. Inoltre, le società Red Davis e Murialdina che le hanno acquisite si sono fatte carico anche della sistemazione di quelle parti che necessitavano di urgenti interventi manutentivi, interventi che mi risulta siano stati eseguiti dalle due società. E in particolare in quello del campo Travaglio sono ancora in fase di sistemazione ma si sono attivati come società. Nel Consiglio Comunale del 28 settembre l'assessore Di Capua ha dichiarato «Fermi e travaglia sono dei problemi per noi, glielo dico subito, e certo non li abbiamo creati noi, noi ce li dobbiamo subire e cercare di mettere a posto le cose. Questo glielo dico io che sono l'assessore allo sport». Avendo conosciuto la serietà e la correttezza dimostrate dalle società Murialdina e Red Davis, per quest'ultima abbiamo anche letto gli apprezzamenti espressi da un articolo pubblicato sul giornale Sionò delle scorse, ormai di qualche mese fa, le chiedo quali problemi sono in essere in merito alle società che stanno gestendo i campi di calcio Fermi e Giorgella? Se sì, a cosa si riferiva quando affermava non li abbiamo creati noi? Chi li avrebbe creati?
Grazie consigliere Randoni, prego assessore Di Capo. Grazie signor Presidente. Come lei saprà, consigliera, io per 10 anni sono stato il presidente della gestione campi comunali di Corso e quindi permette di conoscere qualche cosa un po' di più. Permette di dirle anche questo, che credo di avere un po' più di conoscenza di cosa vuol dire lo sport, visto che sono 40 anni che faccio sport a tutti i livelli. Sono contento che il sindaco mi ha dato questa delega perché cerco di portarla avanti con responsabilità e rispetto di tutti i cittadini. Ma vengo alla sua interrogazione. Sarà un po' lunga, però ci ho dovuto mettere un po' di tempo perché alcuni documenti li ho avuti il 15 di gennaio. Alcuni documenti. Egregio consigliere Randoni, le questioni che pone nella sua interpellanza sono serie e non si possono riscontrare con risposte precise e circostanziate ad appena pochi mesi dal mio insediamento. Confermo però ciò che disse in quella prestigiosa assise del lontano 28 settembre 2015, addirittura 4 mesi fa, cioè che l'attuale gestione dei 2 campi comunali di Corsico ci ha portati per responsabilità di scelte che non ci appartengono ad una situazione oserei definire paradossale. Come lei ricorderà, all'inizio del suo mandato come assessore allo sport, le associazioni sportive corsichesi che praticavano calcio a Corsico presso le nostre strutture comunali erano ben 5. Una di queste associazioni, lei ricorderà, oggi indosso questa maglia, questo maglione, perché ricorda che Corsico è stato campione italiano allievi nazionali. Eravamo orgogliosi di andare in giro con questa maglia. Oggi, consigliere Randoni, grazie al suo quinquennio ed a quello del suo governo, l'associazione calcistica di Corsico, 0. Quelle associazioni sportive erano il fiore all'occhiello, erano un pezzo della nostra storia, della nostra città, della nostra comunità, ma grazie alla giunta in cui lei aveva la delega allo sport non esistono più. Quanti bei ricordi in quel modo di fare calcio, che era soprattutto un modo di fare comunità, di sentirsi tutti corsichesi. Ecco perché oggi indosso questa maglia. Avevamo una modalità di gestione dei campi comunali di Corsico che tutti i comuni ci invidiavano. Le società avevano costituito un comitato che voi avete chiuso nel 2009. Questo comitato, grazie alla vostra scellerata gestione, ha dovuto chiudere. Oggi purtroppo tutto ciò non esiste più niente di quello che è stato costituito dalle vecchie amministrazioni comunali. Oggi abbiamo un'associazione che tempo fa, durante il suo mandato, si è aggiudicato la gara d'appalto per la gestione del campo comunale denominato Travaglia. Se non sbaglio, si chiama ASD Murialdina Calcio, o forse no, oggi si chiama ASD Travaglia Calcio, quindi non sappiamo a chi gli abbiamo dato la nostra proprietà, perché dopo 4 mesi hanno cambiato la denominazione. Insomma, consigliere Randoni, chi si è aggiudicato la gara per la gestione del centro sportivo Travaglia durante il suo mandato? Spero che lei lo sappia. Chi sono i rappresentanti di questa società arrivati da Milano
non indosseranno mai questa maglia. Arrivati da Milano, che dopo essersi aggiudicato la gara, cambiano il nome, cambiano pelle. Questa stessa a settembre nel 2015 ha ricevuto una diffida. Sto dicendo una diffida, dottor, signor Randoni, dall'ufficio del demanio, l'ufficio del demanio comunale, per inadempienza contrattuale. Per lei, questa eredità che ci ha lasciato è regolare? Non ci sta forse creando dei problemi a noi che dobbiamo gestirla? Una domanda. A questo proposito la voglio rivolgere io. Nella gara di appalto si è cercato in qualche modo di tutelare i nostri bambini? I bambini corsichesi sto parlando. Spesso costretti ad emigrare nei comuni limitrofi per svolgere attività sportiva che noi dovremmo garantire sul nostro territorio per i nostri cittadini. Si ricordi che i comuni, consigliere Randoni, hanno l'obbligo, ripeto l'obbligo, di promuovere attività sportiva sul proprio territorio per i propri cittadini. Con questo bando di gara lei ha assolto a questi elementari obblighi di amministrazione? Da quello che ho in mano io, non credo. E con ciò non voglio affermare che poi la struttura non sia in grado di risolvere questi problemi, ma i fatti sono davanti agli occhi di tutti. La società Murialdina, o come si chiamerebbe oggi, Travaglia Calcio, ha dato prova in questi 2 anni di scarsa affidabilità e ciò ha portato i nostri uffici a doverla rincorrere. Ci sono gli atti, signori, chi vuole, ci sono gli atti, a rincorrere il rispetto del contratto. Cosa ancora dovremmo aspettarci da questa società da oggi in poi? Andiamo al secondo centro sportivo. Centro Fermi, viene chiamato Fermi, ma è quello che si trova sulla via Fermi, ma la via è via Resistenza. La gara d'appalto per la gestione del centro sportivo è denominato Fermi, altra perla della sua passata gestione. Gara d'appalto questa aggiudicato all'ennesima associazione arrivata da Milano e per l'ennesima volta senza garanzia di tutela per i nostri bambini. Tralascio di ricordare a questa assise, ci sono atti signori, il modo bizzarro con cui ha gestito la situazione della gestione di questa struttura del campo sportivo Matteotti, noi abbiamo un altro campo sportivo, da parte della precedente società che questi campi utilizzava. Tra cosiddetti accordi bonari, voglio ricordare ai cittadini che è stato fatto un accordo bonario mentre l'amministrazione comunale doveva incassare 6.000 euro. Affitti non pagati, sue dichiarazioni in aula e poi ritrattate e quant'altro, ci sono gli atti, andatele a leggere. E non per questo, e cioè non è questo il momento di polemizzare con lei per ciò che ha fatto in passato come assessore allo sport, o meglio, che non ha fatto. Però una cosa gliela devo chiedere, ma prima voglio che lei condivida con me alcune oggettive situazioni. Mi dai un po' d'acqua per piacere. È d'accordo con me che il calcio, come tutti gli altri sport, sia un'attività sociale? È d'accordo con me che tutte le strutture sportive, campi di calcio compresi, siano stati costruiti con i quattrini della nostra comunità, dei nostri cittadini? È d'accordo con me che i servizi erogati dall'amministrazione comunale sono pagati con i soldi dei nostri cittadini, che ci versano
in termini di tasse e tributi. È d'accordo con me, consigliere Landoni, che se un cittadino corsichese paga le tasse nella sua città, poi si aspetta dal proprio sindaco che la propria amministrazione lo ricambi con servizi? E allora la domanda gliela faccio io, consigliere Landoni. È a conoscenza di quante famiglie corsichesi, di quanti bambini di Corsico fruiscono dei centri sportivi e sociali offerto da due società arrivate da Milano? Presso i nostri centri sportivi comunali Travaglia e Fermi, costruiti con i soldi dei nostri cittadini, glielo dico io, molto pochi, in confronto al numero complessivo degli iscritti. Questo, a mio avviso, a nostro avviso, non è un problema, ma è il problema. Per questo motivo cercherò di controllare. Cercherò di controllare, verificare, capire e mettere in ordine a questa scellerata gestione della cosa pubblica realizzata durante la sua precedente legislatura. Le strutture sportive e sociali comunali sono un patrimonio dei cittadini corsichesi, quindi è principalmente a loro che l'utilizzo di tali strutture deve essere destinato e rivolto, e io per questo mi impegnerò senza alcuna esitazione in questa legislatura. Un'ultima domanda gliela voglio fare. La SD Trial Corsico, durante la sua gestione del campo Fermi, sollecitata dalle amministrazioni comunali cui lei era assessore allo sport alla messa a norma dell'impianto, presentò, se non sbaglio e se ricordo bene, relazione tecnica a firma di un ingegnere iscritto all'albo attestante i lavori di messa a norma dell'impianto. Signori, ascoltate questo passaggio perché è importantissimo questo passaggio. La loro richiesta di verifica della congruità di quanto scritto nella relazione tecnica rispetto alla lavorazione effettuata e seguita dall'ufficio tecnico rispondeva che non aveva nei propri organici tecnici abilitati alla verifica. Il nostro ufficio tecnico rispondeva che non aveva i tecnici abilitati a fare la verifica di questo, tanto che la perizia fu affidata dietro pagamento, attenzione, di un compenso di oltre 4.000 euro, esattamente 4.000 euro più oltre l'IVA, a un professionista. Oggi scopriamo che a seguito della relazione tecnica, sempre sottoposta da tecnico abilitato, l'associazione Red Davis comunica all'amministrazione l'effettuazione del lavoro. Cosa strana che l'ufficio tecnico in questa occasione trova attraverso i propri funzionari, effettua il sopralluogo presso il campo Fermi e rilascia dopo qualche mese una relazione di esito favorevole per l'esecuzione dei lavori. Prima non avevano, oggi l'hanno trovato, ma in cambio abbiamo speso 4.000 euro. Mi scusi, consigliere Landoni, come si spiega che un anno prima le stesse persone non hanno firmato oggi questa perizia se non fosse abilitata? Lei come assessore ha vigilato opportunamente su ciò che accade. Noi lo faremo ogni qualvolta. Queste sono le indicazioni del nostro sindaco. Grazie assessore, deve assessore deve concludere, assessore. Deve concludere, il tempo a disposizione è scaduto, quindi o conclude o se no le devo togliere il microfono. Veda lei. 10 secondi per concludere, su. 10 secondi non si può concludere, signor Presidente. Allora, assessore, o concluda o concludo io. Decida lei. Lei. Ok, concludo la risposta, prego. Prego, consigliere Landoni. Allora, un attimo di chiarimento, perché quando sono arrivata io nel 2010 non c'erano 5 società calcistiche, c'era solo il Trial. Ricordo che si rispetto al Trial, l'ES Corsico che gestiva il Travaglia, cerco di andare veloce ma queste cose vanno dette, avevamo imposto un piano di rientro di morosità perché queste due società non pagavano le utenze che il comune pagava con i
i soldi dei cittadini. L'S Corsico non è assolutamente posto a nessun piano di rientro, il Trial sì, doveva fare il lavoro di adeguamento della parte dell'impianto elettrico nel campo di calcio, cosa non avvenuta. Cosa che sono usciti, sì, i tecnici del comune a dire che non erano in grado di farlo, e con questo non se la deve prendere con me. Ne parli con l'ufficio tecnico, perché adesso l'ho fatto e allora no, e abbiamo dovuto chiamare una persona esperta a dichiararci che i lavori non erano a norma e che la sicurezza dei bimbi era a rischio in quel campo. E lei lo sa molto bene, assessore di capo, perché in quel campo ci ha messo piede più volte e ha verificato in che condizioni quel campo veniva tenuto. Per cui, se lei si riferisce alle altre tre associazioni, due delle quali avrebbe voluto lei dare la gratuità dell'utilizzo di quei campi, Real Corsico e altri, e che lei in quest'aula ha detto metto a disposizione i miei gettoni per pagare quello che dovevano pagare di affitto queste società, vediamo come fa a pugni con tutto quello che lei ha dichiarato finora accusando me. Io sono arrivata, nel 2010 c'era solo un Trial. Avevo una convenzione, questa convenzione alla scadenza non è stata rispettata, questa convenzione è stata messa in condizione di far saltare quella convenzione e di mettere a gara una gara regolare gestita dalla parte tecnica, perché i politici nelle gare non mettono naso, e entrambi i campi erano come da norma messi a bando di gara dove chiunque poteva partecipare, se aveva i requisiti e rispondeva alla gara di appalto con quello che era la presentazione dell'offerta. Così è stato fatto. Se in questo momento al Trila la situazione è così disperata, qui nel pubblico ci sono persone dell'associazione, avranno modo di riferire a lei, perché a quanto mi risulta, sia nel Travaglia che nei Termi, la situazione in questo momento dichiarata anche dai vostri uffici è perfettamente a posto. Per cui si tratta di capire di che cosa stiamo parlando. Per cui rigetto assolutamente la scarsa affidabilità che è stata posta, rigetto completamente quello che io posso aver fatto o non fatto. Questa assessora allo sport con la giunta di allora ha assolutamente riportato la legalità in quei campi di calcio che era assolutamente andata per le torre. E su questo la sfido, con documenti alla mano. Porti qui anche le foto del campo Fermi, di come è stato trovato quando l'abbiamo messo a gara. Porti anche quelle foto per vedere in quale situazione i ragazzi giocavano. Quante persone di Corsico, non di Corsico? Basta andare a Bucinasco. Quante persone di Corsico sono a Bucinasco? O dobbiamo lavorare solo per i cittadini di Corsico? Dove siamo? Nel 2016? Forse lavoriamo ben altro che per i comuni intorno. Lavoriamo per qualche cosa che va a toccare la globalità del mondo presente a Corsico. Per cui rispetto a questo, io credo davvero, è stato lei a dire che ci sono dei problemi, e ancora, al di là di questa situazione del Travaglia che a quanto mi risulta dalle mie interlocuzioni non essere reale, non ho ancora capito quali sono i problemi che ha trovato e che pensava di dover risolvere. Grazie consigliere Landoni. Prego, assessore di capo. Posso rispondere, presidente? Certo, nei tempi previsti dal regolamento. Prego. Allora, io capisco che lei si è alterata, perché tanto materiale c'è qua che sono tutti da atti, no? Peccato che il presidente non mi ha fatto finire il resto, perché ne avrebbe sentita ancora molto. Quando vuole, siccome lei è una consigliere, quando vuole ci possiamo incontrare e le metto a disposizione tutto quello che io ho verificato e sono consapevole di quello che sto dicendo. Una cosa le voglio dire, perché non voglio perdere tempo e non voglio che il presidente mi richiami ancora all'ordine. Per lei una diffida con una denuncia alla Procura della Repubblica, che cos'è? Grazie signor presidente. Grazie mille assessore. Passiamo alla terza interrogazione, il protocollo generale 23.567 del 3 dicembre 2015, istanze presentate dal Movimento 5 Stelle riguardanti l'introduzione della tariffazione puntuale sui rifiuti e sui primi 50 litri d'acqua gratuiti. Consigliere Marchetti, prego. Grazie. Egregio assessore Villani. In data 9 marzo 2015 il Movimento 5 Stelle di Corsico ha presentato due istanze
con protocollo 4173 e 4175, così come previsto dal regolamento per l'attuazione dei diritti di istanza, petizione e proposta, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 57, 24 luglio 1997 e in conformità con quanto previsto dall'articolo 41 dello Statuto del Comune di Corsico. Le due istanze sono state firmate da più di 100 cittadini corsichesi e hanno come oggetto istanza da presentare al Comune di Corsico in merito all'adozione della tariffa puntuale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Istanza da presentare al Comune di Corsico in merito all'adozione di politiche sostenibili concernenti il servizio idrico che consentono al cittadino residente in città l'accesso gratuito ai primi 50 litri di acqua potabile per uso domestico, recuperando i costi a carico della eccedenza erogata. Premesso inoltre, l'introduzione della tariffa puntuale sui rifiuti ha portato molti comuni italiani ad aumentare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata, raggiungendo percentuali superiori al 70%. Ricordiamo che Corsico è ferma da anni attorno a un valore del 55%, con conseguenti risparmi da parte dei cittadini che mettono in atto comportamenti virtuosi e da parte delle amministrazioni che vedono aumentare i proventi derivanti dalla raccolta del vetro, plastica, carta, alluminio, ferro, legno, possiamo dire anche olio esausto, eccetera. Inoltre l'introduzione di tale tariffazione comporta anche una diminuzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato, con conseguente diminuzione dei costi di gestione. Ricordiamo inoltre che nel 2013 è stata presentata alla Camera dei Deputati una legge di iniziativa popolare che prevede, tra le altre misure, l'introduzione della tariffa puntuale, sottoscritta da più di 80.000 cittadini italiani. Inoltre il Parlamento europeo in data 9 luglio 2015 ha approvato la risoluzione sull'efficienza delle risorse, transizione verso un'economia circolare, in cui è inserito un punto in cui si auspica l'aumento del riciclaggio ad almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani. Premesso inoltre, nel 2010 l'ONU ha approvato una risoluzione che riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari tra i diritti umani fondamentali dell'uomo. Inoltre l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica tra i 50 e i 100 litri la quantità minima giornaliera per soddisfare i bisogni essenziali, tra i quali sono compresi i servizi igienico-sanitari di base. Il Parlamento europeo, in data 8 settembre 2015, ha approvato una risoluzione in cui chiede agli Stati del Parlamento europeo, quindi agli Stati membri, di introdurre una politica dei prezzi che rispetti il diritto delle persone al quantitativo minimo di acqua per la sussistenza e che colpisce gli sprechi. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei, Right to Water, ha raccolto più di 1.800.000 firme per richiedere l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Considerato che nell'articolo 4 del suddetto regolamento è previsto che le istanze e petizioni siano sottoposte all'esame della commissione consiliare competente entro 30 giorni dal loro ricevimento e che il sindaco entro 30 giorni dall'espressione del parere, dall'esito dell'esame, deve notificare al primo firmatario le determinazioni del Comune riguardante alla materia presentata. Considerato inoltre, il Comune di Corsico si è dotato di strumenti atti a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini e che, come si evince anche dalle linee programmate di mandato dell'attuale amministrazione, il tema della partecipazione è uno dei punti messi in forza evidenza. Si chiede se le istanze oggetto dell'interrogazione siano state analizzate dalla commissione competente. In caso affermativo, quali sono state le risultanze della valutazione effettuata
e le motivazioni per cui non è stato dato riscontro ai presentatori dell'istanza. Nel caso in cui tali istanze non siano ancora state analizzate, in quanto a seguito delle elezioni di giugno è stata modificata la composizione del Consiglio Comunale e conseguentemente dei componenti della Commissione competente, quali siano le tempistiche di analisi dell'istanza. Dato che i due argomenti non sono trattati nelle linee programmatiche di mandato dell'attuale Giunta, quali siano le posizioni dell'assessore competente sulle questioni presentate. Grazie consigliere Marchetti. Prego, assessore Villani. Allora, si sente? Sì, la sento. Grazie. Allora, normalmente risponderei alle tre domande finali, tre domande, però necessariamente per rispondere alle sue tre domande devo fare un piccolo preambolo, altrimenti non si capiscono alcune cose. Allora, l'oggetto di questa interrogazione non è la tariffazione puntuale o l'acqua, l'oggetto è istanze presentate dal Movimento 5 Stelle riguardante l'introduzione della tariffazione puntuale sui rifiuti e sui primi 50 litri d'acqua. Allora, le due istanze sono state presentate nel 9 marzo 2015. Ora, mi insegna lei che è previsto che le istanze e le petizioni siano sottoposte all'esame della commissione consigliare competente entro 30 giorni dal loro ricevimento e che il sindaco entro 30 giorni dall'espressione del parere o dall'esito dell'esame deve notificare al primo firmatario le determinazioni del comune riguardo alla materia presentata. Gli argomenti sono nobili e le garantisco che darò risposta ad entrambi. Però le istanze presentate il 9 marzo, che andavano chiuse a livello procedimentale, quindi di analisi da parte delle commissioni e di risposta ai firmatari da parte del sindaco, si esaurivano il 9 maggio 2015. Si è risposta da sola. Allora, dato che gli argomenti sono importanti, perché lo sono per lei, io sono qua apposta per risponderle, rifarla, chiede a me tranquillamente alle commissioni, anche perché il punto è che le commissioni fino a fine ottobre in realtà non ci sono state. Erano nell'ordine del giorno di fine settembre, se ricorda, del 28 settembre, 27 settembre. Esatto, allora, la sua interrogazione interpellanza è datata 3 ottobre. Ora, se lei il 3 ottobre 2015, Corsico, successivamente riprotocollata. Allora, in data 3 ottobre, che lei mi chieda se le commissioni consigliari, non so quali, perché ci stiamo riferendo alle istanze di marzo, ma se fa riferimento alle commissioni consigliari, sapendo, perché ha partecipato anche lei a settembre al Consiglio, che le commissioni non le abbiamo elette, mi mette in difficoltà se mi chiede il 3 di ottobre, cioè una settimana dopo, se le commissioni hanno lavorato, se hanno risposto, come hanno risposto, perché di quali commissioni stiamo parlando, in quanto le precedenti non esistono più, quelle attuali non sono ancora state nominate. 3 ottobre 2015. Allora, è semplicemente una questione di regolarità nel presentare una richiesta. Tutto qua. Poi le risposte sull'acqua e sulla tariffazione puntuale è chiaro che le do io, in quanto si chiede quali siano le posizioni dell'assessore competente sulle questioni presentate. Ma non posso rispondere se le istanze oggetto dell'interrogazione di marzo sono state analizzate dalla commissione competente, perché non c'era nessuna commissione, né quella prima né quella successiva. Nel caso in cui tali istanze non sono ancora state analizzate, è ovvio che non le sono state, come faccio io a risponderle quali sono le tempistiche di analisi dell'istanza? L'istanza è scaduta a maggio 2015.
L'istanza presentata a marzo 2015 andava analizzata entro 30 giorni, entro i successivi 30 a lei andava data una risposta. Ma non c'erano le condizioni ordinarie, c'è in chiusura, quindi per cui viene rinviato, no? Esatto. Allora, adesso... allora non esistevano le commissioni, né quelle precedenti riferite all'istanza, né quelle il 3 ottobre, perché sono state nominate il 28 di ottobre. Semplicemente perché a due domande non posso rispondere. Solo per quello. Scusate, mi faccia un'interrogazione, un dialogo tra di voi, ci atteniamo a ciò che dice il regolamento. L'assessore dà la risposta, dopodiché lei potrà ribattere quello che vuole, se no allora, diventa un discorso tra di voi. Prego. Per quanto riguarda gli argomenti, poi si possono riproporre, per carità, le commissioni ci sono adesso, lavorano per questo, rifacciamolo, però questa mi trovo in difficoltà a dare le risposte. Ovviamente all'ultima... in quanto attualmente sono l'assessore competente posso rispondere, ma volentieri. Per quanto riguarda l'introduzione della tariffazione puntuale sui rifiuti, in questo momento è vero che è la mia posizione, però ovviamente la mia posizione viene confrontata e si confronta con quella del sindaco. Ritengo personalmente che la cittadinanza non sia attualmente pronta per la tariffazione puntuale. Riferisco due cose, ma proprio io ho il telefono pieno di foto, un po' le faccio io che esco la mattina presto presto, quanto sono mattiniera, un po' perché mi arrivano via mail da cittadini eccetera, dove i cestini tra le 6 e le 8 di mattina sono pieni di sacchetti di rifiuti domestici indifferenziati, perché funziona così: si esce di casa col sacchettino in mano, si va a prendere la macchina, si molla il sacchettino nel primo cestino che si trova e siamo a posto così, abbiamo fatto la raccolta differenziata. Funziona così, le foto sono sul mio telefono, sono al parcheggio di Via Copernico, al parcheggio di Via Diaz, al parcheggio di Via Curiel, non c'è un quartiere più virtuoso di un altro, uguale. Poi alle 8 di mattina passa l'AMSA, tira su tutto. Secondo, centinaia di foto, di accertamenti, di ispezioni, di verbali, di cantine locali di conferimento condominiale contenenti vetro nella plastica, umido infilato nel vetro, sacchetti di plastica pieni di bottiglie di vetro, tutto assolutamente indifferenziato. Allora, a mio parere, oltre al fatto che poi si vedono, nonostante abbiamo la piattaforma dove si possono conferire i rifiuti, il telefono gratuito, il numero verde dell'AMSA che passa gratuitamente a prenderteli sotto casa, rifiuti abbandonati tranquillamente sui marciapiedi di notte, tanto la mattina passa l'AMSA. Allora, a mio modesto parere, non siamo ancora pronti per applicare una cosa che è vero, è da comune virtuoso. Ma in questo momento no, perché lei sa bene che la tariffazione puntuale andrebbe a far risparmiare, a far spendere meno sull'indifferenziato, ma presuppone, se l'indifferenziato che rimane è poco, presuppone che abbiamo differenziato benissimo e tantissimo prima, invece purtroppo no. Quindi se io posso buttare tranquillamente il sacchetto nel cestino gratis, non è che mi pongo il problema di come andare a pagare di meno differenziandolo, cioè lasciando il secco indifferenziato e pagare di meno, già lo faccio gratis. Allora, questo non significa che a Corsico non siamo bravi, non faremo mai la tariffazione puntuale perché non ce lo meritiamo. Significa che probabilmente dobbiamo lavorare un po' di più dal punto di vista educativo, dal punto di vista sanzionatorio, da diversi punti di vista, perché io credo che vada fatto uno step, uno scalino in più nella direzione dell'educazione ambientale da parte dei cittadini di Corsico, di cui io faccio parte, abito in via Copernico. Quando vediamo che ci sono dei buoni risultati, che si differenzia di più, che si deve sanzionare di meno, che si deve spendere di meno per raccogliere l'impossibile in giro, eccetera,
allora probabilmente possiamo prendere in considerazione l'idea di applicare la tariffazione puntuale. Non la escludo, ritengo che non sia il momento opportuno, aspetto un momento più maturo. Questo per quanto riguarda la tariffazione puntuale. Per quanto riguarda la richiesta dei primi 50 litri d'acqua gratuiti, allora, premesso che se mi chiede la mia personale posizione, direi di no a prescindere, però devo dare una risposta più politica e più motivata. Noi non siamo neanche proprietari dell'acquedotto, il Comune di Corsico non è proprietario dell'acquedotto che insiste sul Comune di Corsico. Grazie. Attualmente il gestore dell'acquedotto, per un decreto che c'è stato nel 2014, attualmente il gestore dell'acquedotto è ATO, che è un organismo di Città Metropolitana, che ha dato a sua volta in gestione a Capholding l'acquedotto. Pertanto tutto quello che riguarda la tariffazione, il numero di litri, le scelte di come erogare, di quanto erogare, eccetera, non ci competono affatto, né da un punto di vista amministrativo né da un punto di vista politico. Per quanto riguarda la mia personale posizione, che poi diventa anche una scelta politica, ritengo che in un periodo di spreco, diventato un po' la regola in tutto, in un periodo in cui l'acqua manca, fare la scelta di erogare un tot di litri gratuitamente è una scelta che mi calza poco. Ritengo che sia meglio educarci ad un consumo responsabile dell'acqua. Ritengo che l'acqua non si regala in un paese civilizzato dove l'acqua ce l'abbiamo tutti, la possiamo pagare tutti, i rubinetti erogano acqua sempre, costantemente, da ogni casa, abbiamo i draghi verdi in giro gratuiti per tutti. In un paese in difficoltà, in un paese povero, in un paese particolarmente disagiato e disastrato, l'acqua la regalo. In un paese civilizzato e ricco come il nostro non la regalo l'acqua. Il cittadino deve sapere quanto costa l'acqua, quanto consuma, ed essere educato a pagare per quanto consuma. È una questione di educazione, tutto qua. Assessore, microfono, grazie. Non sono soddisfatta della risposta, assolutamente. Chetti, per cortesia, un attimo, gliela passo io la parola. Okay. Spenga il microfono, grazie. Dai. Non è che voglio rimanere il protagonista. No, è acceso. Prego, consigliere Marchetti. Allora, non sono soddisfatta della risposta, assolutamente. E perché scopro che praticamente a Corsico l'acqua è diventata un bene privato su cui il comune non effettua neanche controlli di tariffazione, assolutamente, e pensa che dare 50 litri al giorno a tutte le persone e facendo pagare, quindi il consumo eccedente ai 50 litri ad un prezzo superiore, non serva come deterrente per lo spreco. Quindi è una questione di punti di vista che i nostri corrispondono a quelle che sono le risoluzioni sia dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, sia dell'ONU. E le vostre nascono dalle vostre supposizioni. Tutto qui. Grazie consigliere Marchetti. Interrogazione protocollo gennaio 23.569. del 13 luglio 2015, tangenziale ovest esterna milanese, Teom, consigliere Marchetti. Teom. Premesso che, nonostante l'allora PTGP non lo prevedesse, è stato inserito nel programma regionale della mobilità e dei trasporti il progetto all'interno del parco agricolo sud della superstrada Vigevano Malpensa, prima trattasi della tangenziale ovest esterna milanese, la cosiddetta TOEM.
La superstrada Vigevano-Malpensa prevede un tracciato di circa 40 km che taglia numerosi comuni del Parco Agricolo Sud, con notevole impatto sull'ambiente. La realizzazione del progetto comporta infatti la deturpazione di cascine, di campi agricoli, la distruzione della vegetazione, tra cui vari alberi monumentali. Si tratta di un progetto non sostenibile, anacronistico e superfluo, in quanto troppo vicino all'esistente tangenziale ovest. A questo si aggiunga il fatto che non sono state sufficientemente valutati piani alternativi più sostenibili per il miglioramento della mobilità su Malpensa e intorno a Milano. Considerato che nel 1990 è stato istituito il Parco Agricolo Sud Milano, parco regionale comprendente il territorio di 61 comuni, tra cui quello di Corsico, il Parco Agricolo Sud Milano dal 2000 è dotato di un piano territoriale di coordinamento che prevede l'avvio di diversi investimenti e progetti a tutela delle numerose aree di pregio agricolo e di quelle di importante valore paesaggistico, ambientale e turistico, investimenti che con la costruzione di questa infrastruttura andrebbero totalmente vanificati. Visto che il 30 luglio 2015 38 sindaci dei comuni coinvolti hanno sottoscritto una lettera inviata alla Regione Lombardia per chiedere la cancellazione dell'opera, tale lettera risulta essere stata inviata ai fini della sottoscrizione anche ai comuni del Parco Sud, non direttamente coinvolti dal tracciato, tra cui quello di Corsico. Oggi non risulta che l'amministrazione abbia espresso una posizione ufficiale in merito all'opportunità di realizzare l'infrastruttura. Si chiede: qual è la posizione ufficiale della Giunta in merito a un'infrastruttura che danneggerà inevitabilmente il nostro territorio, provocherà un'ulteriore impermeabilizzazione del suolo agricolo, aumenterà i già elevati livelli di inquinamento atmosferico e che provocherà gravi danni economici dovuti alla mancata produzione agricola? Qualora la posizione della Giunta fosse contraria alla realizzazione dell'opera, perché il sindaco non ha ancora sottoscritto la lettera per la cancellazione dell'infrastruttura TOEM? Vorrei far notare una cosa. Allora, io a giugno, luglio, non mi ricordo bene, sono andata all'incontro della città metropolitana dove si parlava dei trasporti, tra cui si parlava anche della metropolitana M4. Comunque c'erano presenti comitati dei cittadini della città di Abbiategrasso e di Vigevano. E vi faccio presente che la loro necessità non era la TOEM, la loro necessità era un collegamento con Milano, perché il progetto del raddoppio della Milano-Mortara non si è realizzato, non si è completato, perché il raddoppio si è fermato dal Bairato e non ha proseguito per Mortara come era in programma nel progetto. Questo lo so per certo perché io ho seguito proprio quel progetto e sono entrata anche in conflitto con le Ferrovie dello Stato. Vi ricordate che mi hanno accusato addirittura di aver fatto spendere a questo comune 170.000 euro, cosa che non ho potuto fare perché non ero neanche consigliera. Comunque, al di là di questo, dicevo che la priorità per i cittadini di quel territorio non è la TOEM, è il collegamento con Milano, che non è stato attuato con il raddoppio della Milano-Mortara. Questi signori, questi cittadini hanno un treno ogni mezz'ora, ma neanche. Quindi per cui pensate bene quali sono le priorità. Grazie consigliera Marchetti, risponde sempre l'assessore Villani, prego. Allora, le ultime considerazioni non erano contenute nella presente interrogazione, pertanto un semplice chiarimento. È vero, il 20 luglio
i 33, non 38, sindaci dei comuni coinvolti hanno sottoscritto questa lettera che era stata inviata dal comune di Rosate a tutti i comuni per chiedere alla Regione Lombardia la cancellazione dell'opera. Il 21-22 ricevo una mail dal comune di Rosate di scuse per non averci contattato in quanto non eravamo presenti nella loro mailing list. Pertanto non abbiamo... Io poi ero qua da pochi giorni, dovevo ancora capire bene cosa mi dicessero, l'ho capito e niente, la lettera in realtà non è stata firmata perché non c'è mai arrivata con le scuse del Comune di Rosate. Allora, il punto è questo, la premessa, allora quando mi sono cominciata a documentare per poter rispondere e capire cosa fosse la TOEM, ho iniziato come fanno tutti a spulciare in internet quello che si può trovare. Tra le varie cose che ho letto in internet c'è anche la sua premessa, premesso che è tutta la parte che segue. Allora, la premessa è presa da internet, ma va bene, nel senso ognuno prende gli spunti da dove pare. Però ricordo di averla letta diverse volte. E il punto è che io per rispondere poi in consiglio comunale a un'interrogazione non mi documento su internet, perché ritengo che non sia uno strumento valido e affidabile. Dal momento che le risposte che do poi devono essere valide e affidabili, vengono registrate e messe a verbale, internet mi sembrava poco bello come strumento. Allora, dal momento che leggo che la cosiddetta TOEM è stata inserita nel programma regionale della mobilità e trasporti, questo progetto all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, io ho semplicemente letto il programma regionale della mobilità e trasporti. Sono 4 tomi in realtà, devo essere veramente onesta, ho letto solo il primo, quello che mi interessava, che è quello inerente alle proposte. Nella parte proposte del programma regionale mobilità e trasporti non si parla della TOEM, non c'è nemmeno il termine, non c'è. No, il termine TOEM non c'è. È un acronimo, tangenziale ovest esterna milanese, però è l'acronimo di un'infrastruttura che nel programma regionale mobilità e trasporti non c'è, l'ho letto, non c'è, lo cerchi, abbiamo tempo fino a mezzanotte, non c'è. Tra le varie proposte, programmazioni, alla fine un documento di programmazione c'è sì l'accenno, leggo testuale, a un completamento emessa a sistema delle opere destinate a riconfigurare l'assetto della rete autostradale. In sostanza questo è una proposta, di un'idea di prolungamento della, verso ovest della già preesistente TEM, che è la tangenziale est esterna Milano, per facilitare, per un po' per semianalogia, l'altra ovest verso ovest viene chiamata TOEM, in realtà non esiste. Dato che sono inesperta, per essere certa che quello che avevo letto l'avevo capito, mi sono permessa di telefonare all'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti della Regione Lombardia, dottor Sorte. L'ho sentito personalmente, gentilissimo, e con questa faccia un po' così gli ho chiesto se avevo capito bene quello che avevo letto, che mi spiegasse alcune cose, e mi ha confermato che quello che ho letto va bene. Quindi la voglio semplicemente rasserenare sul fatto che tuttora nel piano, nel programma regionale mobilità e trasporti, non esiste né la TOEM né la tangenziale ovest esterna milanese, non esiste un progetto, non esiste un tracciato, non esiste un finanziamento. C'è un gran clamore mediatico, però sappiamo benissimo che come si può costruire intorno a una piccola cosa un gran clamore mediatico, no? Per questo motivo non mi sono fidata di internet, punto. Per rispondere alla domanda, si chiede qual è la posizione ufficiale della giunta, ovviamente nessuna, in quanto non abbiamo parlato in giunta di questo, in quanto al momento non è stato oggetto del nostro interesse perché non c'è. Abbiamo parlato di altre cose. Non c'è il progetto. Vada su internet e cerchiamolo insieme, tanto di tempo ce n'è stasera. Pertanto la richiesta di qual è la posizione ufficiale della giunta in merito a un'infrastruttura che già si dà per assodato, che danneggerà inevitabilmente il territorio e provocherà
Dandi non è stata ancora oggetto del nostro interesse in quanto non esiste, né come progetto né come non esiste, ribadisco, sì. Basta, tra l'altro la seconda domanda, quindi qual è la, qualora la posizione della Giunta fosse contraria, perché il sindaco non ha ancora sottoscritto la lettera. Questo glielo, la risposta gliel'ho data, il sindaco non l'ha sottoscritta perché non l'ho avuta. Grazie Assessore Villani, prego Consigliere Marchetti. Bene, allora non esiste il progetto. Allora, per esperienza, dice, non è, infatti è stato detto che non era previsto nel progetto regionale, che, ma che esiste questo progetto, scusate, sindaci di comuni, cittadini hanno fatto manifestazioni con ecomediatico, come dice l'assessore, allora cioè lavorano su che cosa, sulla, in base alla fantasia? Stiamo scherzando? Io non so, veramente resto allibita, non esiste, è un'infrastruttura fantasma. Terminato, consigliere? Sì. Grazie. Quindi non è soddisfatta, ritengo. L'argomento viene trattato da anni si fanno lotte. Come fanno ad esistere? Su che cosa basano queste lotte, secondo voi, queste manifestazioni? Sulla fantasia? No, invece noi sappiamo benissimo che dei progetti vengono tenuti nei cassetti, poi tirati fuori all'improvviso, magari poi blindati, come è successo per tante altre opere, infrastrutture. Quindi che cosa mi dite? Non avete esperienza di queste cose? Io sì. E so benissimo come vanno queste cose. Quando praticamente hanno fatto l'Abrebemi, il presidente di quell'associazione lì diceva proprio che queste infrastrutture vengono fatte per cementificare il territorio, tant'è vero che poi intorno a questi assi viari si costruisce, quindi servono proprio per, diciamo, cementificare il territorio. Quindi che cosa volete? Aspettate che lo realizzino l'opera per venire a conoscenza che esiste un progetto? Ha concluso? Grazie consigliere Marchetti, prego assessore. Non ho parlato di fantasia. Dei comuni, dei 33 sindaci dei comuni che hanno firmato e quant'altro, non ho parlato di fantasia. Ho parlato eventualmente di lavoro che è stato fatto su un'ipotesi di progetto, perché c'è l'ipotesi, l'ho anche letto, sono quattro righe, da pagina 103 a 106, pagina 106 ci sono le quattro righe. Non ho parlato di idee fantasiose, semplicemente non c'è in questo momento un progetto. Pertanto noi possiamo, allora un conto è che adesso stiamo a discutere della TOEM e possiamo farlo quando vuole, quando abbiamo tempo. Un conto è che io semplicemente risponda ad una domanda: qual è la posizione della Giunta? Non c'è una posizione della Giunta, in quanto non è stato ancora oggetto di interesse di questa Giunta, in quanto non essendoci un progetto non ne abbiamo parlato. Non è vero che non ne abbiamo parlato, è chiaro che ne abbiamo parlato, c'è anche stata una conferenza in città metropolitana qui. Vabbè. Allora, era un modo di dire, però cioè, vabbè, cercherò di usare un linguaggio molto più piatto perché non si capiscono i... vabbè, non importa. Allora, se ne è parlato, non è stato affrontato l'argomento nel senso di prendere una posizione come giunta e come amministrazione, così si capisce meglio. Allora, quando ci sarà un progetto, quando ci verrà sottoposto un piano, un incarico, allora ne prenderemo in considerazione, così come tutti gli altri. Al momento possiamo parlare di questa TOEM, però l'oggetto dell'interrogazione non è chiacchieriamo della TOEM, è qual è la posizione della Giunta. La posizione della Giunta ho risposto. La soddisfazione o insoddisfazione rispetto a chi pone l'interrogazione non è nell'ordine di pensare che l'assessore che risponde deve rispondere così come avrei voluto, se l'assessore risponde o meno. Qual è la posizione della Giunta? Attualmente non è.
Grazie mille Assessore. Chiudiamo con l'ultima interpellanza la questione session time. 10 minuti di sospensione e poi riprendiamo. Blocca la registrazione, grazie.